Ciao a tutti, oggi involtini di zucchine al forno. Preparo un attimo la besciamella e poi cominciamo con la preparazione. Se volete il video della besciamella lo trovate nella info box, vi lascio il link, l'ho fatto un bel po' di tempo fa, oggi la faccio in maniera molto veloce e la faccio ad occhio. Quindi un pezzettino di burro, a me ne serve proprio un po' giusto per finire, diciamo, per finire il piatto. Quindi facciamo sciogliere il burro, aggiungiamo la farina, una volta fatta la cosiddetta ruche andiamo ad aggiungere del latte. Un po' per volta e giriamo. Ci vorrebbe un frustino, ma in questo momento non me lo trovo a portata di mano. Attenzione ai grumi. Aggiungiamo un pizzico di sale e una macinatina di noce moscata. Spegniamo la fiamma e lasciamolo un attimo da parte. Passiamo al taglio delle zucchine con l'aiuto di una mandolina. Vedete? Ho preso una zucchina di abbastanza grande e la taglio così. Non le metteremo al forno direttamente crude, quindi devono essere molto molto sottili. Se non avete una mandolina, cercate di fare il possibile per tagliarla quanto più sottile possibile. Tagliate le zucchine, andiamo a fare il primo involtino. Mettete del formaggio filante, caciotta, emmental, quello che preferite, del prosciutto cotto, e rotolatelo in questa maniera. Dopo ne faccio una piccola porzione perché siamo soltanto in due. Vado a metterci un po' di besciamella sotto e comincio a metterle in teglia. Eccoci qua. Filo d'olio fresco, pizzico di sale, senza esagerare perché il prosciutto è saporito, il formaggio è saporito, la besciamella è già salata. Finiamo con della besciamella sopra. Pezzettino di scamorzina affumicata. Spolverata di parmigiano reggiano. E andiamo in forno preriscaldato a 180 gradi per circa mezz'ora. Eccola qua, caldissima, bollente. Vediamo se riusciamo a tagliarla. C'è un profumo qua che non potete immaginare. Eccoci qua. Io l'assaggio. È inutile dirvi che è squisita. Seguite la ricetta, ve la lascio nella info box. Lasciate un like, condividete se vi piace il video, fatelo vedere ai vostri amici. Commentate, fatemi sapere com'è venuta. E iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Ciao a tutti!